Consigliere, innanzitutto parliamo del suo cambio da Forza Italia. Lei si candida nelle liste di Campagna Libera a sostegno di De Luca. Perché? Io sono fondamentalmente una popolare ma decisa. Ho fatto questo passaggio, una scelta di campo, perché già da qualche anno io ho notato che c'era uno svuotamento di valori di Forza Italia che nel corso di questi anni si è verificato sempre di più. Ovviamente io, come già ho detto in precedenza, mi sembra di essere stata quasi profetica in alcune cose, perché ci sono stati altri prima di me, ma di grosso calibro, e dopo di me ci sono stati altri passaggi, c'è stata una transumanza verso altri lidi. Io ho scelto di stare col presidente De Luca, una mia scelta di campo che già avevo maturato qualche mese fa, ma in questo periodo di Covid ho visto il suo decisionismo uguale il suo piglio decisionista, che in qualche modo somiglia a mio marito Armando De Rosa, che tutti conoscono, che è restato un uomo del fare, e sono convinta che anche De Luca è un uomo del fare, che non si ferma alle apparenze ma fa le cose per bene, le fa sul serio. Ho dovuto ricredermi in questi 3 mesi dove è stato sotto gli occhi di tutti come stavamo nella sanità e come siamo adesso. È anche vero che forse il suo ex partito si è appiattito sulle posizioni della Lega, ci sono state delle ingerenze. Ma questa è stata la parte cruciale, quella che poi alla fine mi ha fatto prendere una decisione subito, senza mezzi termini, perché io, che sono una centrista, che ho i valori democratici e popolari che risalgono a Don Sturzo e con Alcide De Gasperi, non potevo ovviamente appiattirmi sulle posizione della Lega come sta facendo Forza Italia, e si è visto anche nella scelta del candidato governatore e come ha cercato in tutti i modi di interferire e di prendersi la leadership. Questo non mi sta bene. Allora io, come non voglio criticare, non voglio giudicare i colleghi, i miei ex colleghi che si sono appiattiti sulla posizione della Lega, ma preferisco pure io non essere giudicata per quelle che ho fatto adesso. Io rispondo ai miei ideali, sono convinta di quello che faccio, sono convinta che andremo avanti con le mie idee liberali e con le mie idee popolari, che sono sempre a fianco delle fasce deboli.